Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. Il governatore della Bank of Canada, Tiff Macklem, ha affermato che c'è spazio per rallentare l'economia sulla base di un numero eccezionalmente alto di offerte nel mercato del lavoro. Macklem ha affermato che l'attuale lotta all'inflazione è la più grande prova che la banca centrale ha dovuto affrontare da quando è iniziata a prendere di mira l'inflazione 30 anni fa. Le principali banche centrali del mondo stanno finalmente spingendo i loro tassi di interesse in territorio restrittivo, causando timori di eccesso nei mercati finanziari e alimentando le voci che i politici potrebbero aver bisogno di cambiare ad un certo punto. La Cina ha emesso il primo lotto di quote di importazione di greggio per il 2023, principalmente a raffinerie indipendenti. Il volume emesso è di circa 20 milioni di tonnellate, 146 milioni di barili, ha affermato una fonte, quasi tre mesi prima del solito, nel tentativo di incoraggiare le raffinerie ad aumentare la produzione. La coppia dollaro americano-yen giapponese ha scambiato lateralmente nell'ultima sessione. Il ROC sta dando un segnale sell, andando contro la nostra analisi tecnica generale. Bitcoin ha avuto un leggero aumento dello 0,2% rispetto al dollaro americano nell'ultima sessione. Il CCI indica un'opportunità di selling. L'ultima sessione ha visto l'oro crollare dello 0,9% contro il dollaro americano. L'RSI indica un'opportunità di buying. La coppia petrolio grigio dollaro americano è salita alle stelle del 4,9% nell'ultima sessione. Lo stocastico RSI indica un mercato overbought. La produzione industriale dell'Austria sarà rilasciata alle 7, il bilancio commerciale del Giappone alle 23,50, gli ordini di macchine utensili del Giappone alle 6. Il conto corrente del Giappone sarà rilasciato alle 23.50, il BRC Like for Like Retail Sales del Regno Unito alle 23.01, l'Electronic Card Retail Sales della Nuova Zelanda alle 21.45. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.